tu dici cosa, così almeno ci confondiamo. Allora, dopo l'hashtag, dopo io sono partita. Dopo l'hashtag, okay. Ok, puoi fare la domanda. Ah, okay. Okay. Ok, vado. 3, 2, 1, ciak. Rappresentiamo l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini e siamo alla scuola primaria di Bagnolo Cremasco. Team sostegno, al grido di sosteniamoci. 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 Vogliamo dare la nostra testimonianza come insegnanti di sostegno per raccontare come stiamo vivendo questa esperienza. State facendo esperienza di didattica online. Come organizzate il vostro tempo di lavoro? Allora, in due fasi principalmente, la preparazione del materiale e la somministrazione, quindi l'elaborazione di quello che deve essere mandato ai bambini che seguo e poi la realizzazione di piccoli video tutorial e le videochiamate attraverso le quali si raggiunge la famiglia e si cerca di somministrare il lavoro come lo si è preparato. Vado? Vai. Ah. Allora... Va bene. Vado. Vai. Ok. Allora, anch'io preparo il lavoro in due fasi. La prima, appunto, è attraverso la preparazione di schede didattiche, ovviamente calibrate in base alle esigenze dei miei alunni, poi l'invio e poi il ritorno dei compiti, insomma, delle attività che ho preparato, che poi verranno però corrette una volta che si rientrerà a scuola. La fase più importante è sicuramente la preparazione. Preparo il lavoro così come lo preparavo per le lezioni scolastiche, ma anziché avere una sorpresa. Va bene. Vai, 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 dai, con i miei alunni parliamo tramite delle vere e proprie video lezioni in diretta nel quale presento il lavoro preparato e già da lì riesco un attimo a comprendere se i bambini hanno capito o non capito quello che io sto spiegando e proponendo. Concordo anche io con quanto detto dalle mie colleghe, la prima fase, è quella della preparazione del materiale, quindi c'è tutta una preparazione dietro per quanto riguarda le schede. Io in particolare, vabbè, mi muovo con dei PDF che vengono creati ad hoc per il bambino, mentre per un altro bambino rielaboro il materiale fornito dalle mie colleghe se è necessario e tramite le video lezioni cerco di aiutarlo a svolgere appunto il lavoro e si crea una sorta di supporto anche per quanto riguarda la famiglia stessa, quindi consigli per come gestire il bambino a casa o anche suggerimenti su giochi da fare. Allora, io ho iniziato a organizzare il lavoro prima cercando di coinvolgere i familiari, cercando di capire se erano disponibili a fare questa didattica a distanza, perché comunque facendo delle video chat significava entrare in casa loro. Quando loro hanno concordato che poteva essere un'ottima soluzione per gestire in una semi-normalità questa situazione che non è per niente normale, l'attività che mi è restata da fare è stata quella, seguendo due bambini con problematiche diverse, la prima sicuramente organizzare il lavoro, come dicevano le colleghe, quindi per uno dei bambini prendere il materiale che viene proposto dalle insegnanti curricolari e lavorare con lui attraverso le video chat. Con l'altro bambino cercare di riproporre il lavoro che stavamo facendo a scuola per rifarlo ritornare a quella quotidianità e attraverso un foglio che è condiviso, nel senso che lavoriamo contemporaneamente sullo stesso foglio, proporre delle attività in modo giocoso, in modo scherzoso, che possano attirare la sua attenzione
E così, anche come diceva Eleonora, anch'io spesso propongo delle attività che possono essere delle audio fiabe piuttosto che dei giochi che possono i bambini fare insieme alle famiglie per riempire questo tempo che hanno a disposizione. Ecco, anche per me più o meno la scansione è questa, nel senso che preparo il materiale e delle volte preparo anche delle app per fare dei giochi online con i bambini e poi durante la settimana ho stabilito due momenti in cui effettuare una videochiamata a casa dei bambini e spiegare eventuali nuove cose, nuovi argomenti. E verificare come sta andando l'apprendimento del lavoro che avevo lasciato da fare. Perché comunque è sempre importante avere un riscontro, un rimando di quello che i bambini imparano per capire come andare avanti. Penso che per noi del sostegno sia proprio fondamentale questo. Infatti all'inizio quello che mi mancava era proprio un po' questo rimando diretto da parte, diciamo, del bambino. E in questo modo sono riuscita a trovare una soluzione, diciamo. Bene. Quali strumenti e quali metodi state usando? Allora, gli stessi da un punto di vista professionale, strettamente professionale, che si usavano a scuola. Quindi la didattica, la base della didattica è quella che si utilizzava in presenza. Dopodiché sto cercando di tradurre lo stesso lavoro utilizzando gli strumenti informatici di comunicazione, delle TIC a disposizione, cercando il più possibile di individualizzare un lavoro che prima era maggiormente personalizzato, però in questa fase, tenendo conto delle disabilità, si sta rendendo necessario, ecco, personalizzare sempre di più il lavoro. Sì, anch'io diciamo che sto cercando di mantenere una continuità con quello che era il lavoro che svolgevo normalmente a scuola, quindi propongo esercizi e schede didattiche molto simili a quelli che facevamo a scuola, con l'aggiunta anche magari di alcuni link per svolgere dei giochi didattici o delle attività direttamente al computer. Anch'io utilizzo le stesse metodologie che utilizzavo a scuola. Ho cercato di mantenere il più possibile anche le video lezioni impostate nei giorni che avevo già anche a scuola nell'orario, quindi di mantenere le stesse materie negli stessi giorni in modo da non andare a destabilizzare troppo quello che era l'equilibrio che si era riusciti a raggiungere a scuola. Gli strumenti che principalmente utilizzo sono appunto le video lezioni in diretta con l'alunno, con il quale riesco a lavorare e ad avere fin da subito un confronto diretto con lui, facendo anche delle presentazioni in Word che utilizzo un po' come lavagna per la copiatura da parte dell'alunno, e sicuramente fondamentale è anche il rapporto che instauriamo in questo momento con le famiglie. Come diceva appunto la collega prima, entriamo in casa delle famiglie, grazie che ce l'abbiano permesso, e anche questa componente sicuramente influisce sulla nostra didattica in questo momento. Beh, mi collego un po' a tutto quello che hanno detto le colleghe, perché più o meno secondo me poi i canali che utilizziamo in questo momento sono più o meno gli stessi. È ovvio che penso che noi del sostegno, ma come va bene anche le nostre colleghe del posto comune, uno dei principali canali di contatti è proprio il contatto fisico con i nostri alunni, quindi il rapporto uno a uno, ed è quello che manca, ma che cerchiamo di sostituire tramite anche queste videochiamate con Google Meet. È ovvio che non può essere lo stesso identico tipo di didattica perché manca, come dicevo, quel rapporto, però io cerco di sostituirlo sia con le videochiamate che appunto con queste schede che creo con i PDF per presentare poi il lavoro al bambino e poi per accompagnarlo anche nell'esecuzione tramite queste videochiamate.
Gli strumenti che sto utilizzando sono molto simili a quelli che raccontavano le colleghe, quindi ho cercato di privilegiare l'utilizzo dell'incontro Meet perché dal mio punto di vista garantiva un po' il recupero di quella relazione in diretta che i bambini in generale perdono, in modo particolare i bambini che hanno necessità del sostegno. Che si nutrono, come ad esempio uno dei miei alunni, della relazione con i compagni, e questo è un elemento grosso che hanno perso. Quindi dicevo Meet perché secondo me almeno consentiva di recuperare una visualità che aggancia nella relazione. Gli strumenti sono, come dicevo prima, le video lezioni che vengono proposte dalle insegnanti del cosiddetto posto comune. In alcuni casi, magari rafforzate da altre video lezioni, quando mi rendo conto nella lezione in diretta che magari il bambino ha bisogno di un approfondimento particolare, oppure, come dicevo già prima, l'utilizzo di questo foglio che è un OneNote, quindi il foglio condiviso, in cui posso proporre, fare delle proposte operative che magari posso anche cambiare in itinere se vedo che c'è poca disponibilità quel giorno da parte del bambino, proponendo magari delle attività sempre didattiche, ma molto più giocose, come un disegno fatto in contemporanea con la costruzione, in contemporanea di una storia. Ecco, questo è quello che, gli strumenti che sto utilizzando in questo periodo. Ecco, anch'io utilizzo schede preparate da me, tabelle riassuntive che invio tramite mail ai genitori e appunto delle volte preparo dei giochi oppure cerco in internet dei giochi online che possano permettere al bambino di consolidare determinati apprendimenti e appunto da condividere ai genitori tramite link e poi usufruisco anch'io delle videochiamate tramite la piattaforma Google Meet per appunto spiegare le cose nuove e avere un'idea dell'andamento dell'apprendimento dei bambini. Come stanno reagendo gli studenti? Allora, a seconda delle varie disabilità, i feedback sono diversi. Io mi occupo di un bambino caratterizzato dallo spettro autistico e quindi di fatto il lavoro che svolgo in videochiamata, che riguarda la seconda parte dell'organizzazione del tempo, è più condiviso con la famiglia che con il bambino, perché molto spesso il bambino non è in grado di seguire la videochiamata, però questo ha comunque permesso un legame molto forte di condivisione di obiettivi didattici ed educativi con la famiglia e quindi indirettamente questo permette anche al bambino di reagire in un contesto che difficilmente avrebbe potuto condividere come quello della videochiamata. Quindi si può dire che c'è una reazione positiva utilizzando la famiglia come canale. Sì, ecco, sicuramente la situazione è difficile per noi, quindi mi posso immaginare per questi bambini che hanno determinate difficoltà. Per quanto mi riguarda, sto seguendo dei bambini che non hanno delle particolari esigenze o non hanno degli disturbi particolarmente gravi. Inoltre, in questo periodo so che c'è comunque la vicinanza appunto dei genitori, delle famiglie che possono seguire il lavoro sia didattico ma anche dal punto di vista emotivo. E quindi sì, anche per me la reazione, nonostante la situazione grave in cui ci troviamo, è abbastanza positiva. Allora, fino adesso posso dire di aver avuto dei riscontri positivi da parte di entrambi i miei alunni. Seguo appunto un bambino in quinta che ha delle difficoltà di apprendimento molto importanti e tramite le video lezioni cerco comunque di semplificare il più possibile e fargli portare avanti il nostro programma che avevamo previsto dal piano educativo individualizzato che abbiamo stilato inizio anno. La risposta è molto buona, il bambino riesce a seguire tranquillamente le lezioni, è entusiasta del lavoro che stiamo facendo, comunque loro lo trovano anche, diciamo, un po' divertente questa nuova modalità di imparare, è un
un po' anche uno svago differente, diciamo, perché per quel poco che gli è concesso in questo periodo, in questa emergenza. Per quanto riguarda l'altro bambino in prima, che ha delle problematiche un pochino più rilevanti, ma ha anche una componente emotiva veramente elevata, le video lezioni sono un pochino più difficoltose, però continua ad avere un rapporto, un feedback con la mamma che lo sta aiutando veramente, veramente tanto, e il lavoro sta procedendo bene. Quindi per il momento, nonostante appunto la piena emergenza, sono soddisfatta del lavoro che stiamo portando avanti. Anche io posso dire che la reazione dei miei due bambini che seguo è positiva. In particolare con il bambino di prima, che seguo tutti i giorni, quindi con una chiamata quotidiana, mi rendo conto che anche questo mezzo qua, di questa videochiamata, gli serve un po' per passare un momento diverso della sua giornata tipo, come diceva la collega, un momento in cui possono svagarsi anche in un altro senso. Mi rendo conto che poi queste videochiamate a volte, oltre che ai bambini, servono anche alle mamme, quindi è una sorta di supporto anche alla famiglia, e serve per fargli capire che noi insegnanti comunque ci siamo presenti, non siamo sparite, e anzi ci teniamo ai nostri alunni, e ci teniamo a fargli capire sia il nostro volergli bene, sia ci teniamo a fargli comunque continuare un percorso di studi congruo a quello che avevamo creato nel PEI a inizio anno. Ecco, allora, sì. La reazione degli studenti, dei due studenti, mi ha molto colpito, nel senso, mi ha molto stupito, perché sono stati piacevolmente colpiti, soprattutto uno dei due alunni, forse quello un po' meno grave, piacevolmente colpito dalla possibilità di continuare il lavoro iniziato a scuola attraverso queste video lezioni che sono praticamente quasi quotidiane. E mi sembra di avere notato come sono servite anche a rafforzare la relazione anche con me, quindi con una sorta di, anche l'altro giorno mi diceva, insomma, che queste lezioni gli servono, sente che gli servono. Con l'altro bambino, che è un po' più grave, anche lì, pur essendo sempre una frequenza quotidiana, ma non sempre lui si presenta davanti al video per fare la video lezione, però anche lì mi ha stupito come comunque lui sa che ci sono, sa che sono un'opportunità in quel momento, e a volte lo vedo che compare timidamente, e se vede che il lavoro che sto proponendo in qualche modo lo accattiva, oppure solo lo vive come piacevole, allora si presenta e cominciamo a lavorare insieme. E questo mi ha permesso nel tempo, nel momento in cui preparo il materiale, di organizzarlo sempre in base a quello che posso pensare possano essere le sue esigenze, quello che a lui piace. Quindi il riscontro che sto avendo è positivo rispetto a quello che stavo dicendo, e poi, come dicevano le colleghe, veramente questo momento si sta rivelando di sostegno anche alle famiglie, perché buona parte del tempo che passo in videochiamata serve proprio anche a spezzare un po' questa pesante quotidianità anche alle due mamme che aiutano i figli in questo lavoro di videochiamata. Anche nel mio caso vedo che i bambini stanno reagendo bene a questa modalità, e occorre naturalmente la presenza di un genitore accanto a loro durante le videochiamate, anche per aiutarli a mantenere l'attenzione, perché comunque la nostra presenza a schermo penso che sia un po' meno efficace rispetto a quella che possiamo avere in presenza fisicamente, insomma. Però a parte questo, direi che le cose stanno procedendo bene. Il vostro lavoro è apprezzato? Ne avete riscontro? Sì, tanto. Ed è una delle soddisfazioni professionalmente e umanamente
parlando più grandi che abbia avuto finora, perché questa situazione paradossalmente mi ha dato la possibilità di essere molto più vicina alle famiglie dei bambini di quanto non lo si fosse prima. Il rapporto prima era un rapporto un po' più vincolato all'ambiente scolastico, quindi l'ambiente di apprendimento era quello fisico della scuola. In questo caso invece si entra fisicamente anche attraverso soltanto attraverso le TIC, ma si entra nella quotidianità di queste famiglie. E quindi questo, come dicevano le colleghe, è assolutamente apprezzato da chi vive anche insomma, la disabilità quotidianamente e in modo particolare in questa contingenza in modo molto più pesante. Io contatto quotidianamente dei due bambini, uno 2 volte la settimana, perché la disabilità è molto lieve, quasi non esiste, insomma, e si tratta di somministrare il lavoro e fare un piccolo screening. Mentre invece con l'altro bambino io sento la mamma tutti i giorni, è una videochiamata di un'ora in cui si imposta attività didattica, ma di fatto è una chiamata in cui io lavoro con la mamma sull'organizzazione della giornata del bambino. E quotidianamente questa signora mi ringrazia per quello che si fa. E quindi io ringrazio lei perché mi sta dando una dimensione che prima professionalmente non avevo avuto l'opportunità di avere. Sì, anche per quanto mi riguarda, ricollegandomi alle parole della collega, il lavoro che sto facendo è molto apprezzato, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. E i genitori veramente mi ringraziano, ma io anche e soprattutto ringrazio loro, per la collaborazione. E quindi sì. Posso dire che comunque ho apprezzato il lavoro che sto facendo. Anch'io mi ricollego alle mie colleghe e dico che siamo veramente fortunate perché abbiamo dei genitori che ci ringraziano quotidianamente per il lavoro che stiamo facendo, per la vicinanza che abbiamo con i loro figli in questo momento, vicinanza che magari prima a scuola non comprendevano fino in fondo, non capivano il legame che veramente noi instauravamo con i loro bambini all'interno dell'ambiente scolastico, mentre invece adesso ne hanno proprio la prova, lo comprendono a pelle, lo vedono. I nostri bambini richiedono delle attenzioni differenti, attenzioni che noi abbiamo trovato tutte le modalità a scuola per dargli e adesso abbiamo dovuto cercare nuove modalità per dargli e riconfermargli queste attenzioni, fargli capire che noi ci siamo e che noi non li abbiamo lasciati. Anch'io ho dei riscontri ovviamente differenti in base ai miei bambini. Per un bambino, quello che seguo quotidianamente nelle video lezioni, la mamma costantemente mi scrive anche mail per ringraziarmi del lavoro che è stato fatto, del tempo che dedico a questo bambino, che non è solamente ovviamente il tempo delle video lezioni, ma è anche tutto il tempo che sta dietro alla nostra preparazione del lavoro. E mi ringrazia quotidianamente perché vede che suo figlio riesce a proseguire comunque un'attività anche a distanza. L'altro caso, come dicevo appunto prima, non lo seguo direttamente con delle video lezioni, ma parlo molto con la mamma, facciamo delle telefonate nella quale anche lì lei mi ringrazia perché io ci sono, faccio sentire la mia presenza, che sicuramente è d'aiuto in questo momento, gli do dei consigli, però insomma, il nostro lavoro in questo momento credo anche io di ritenermi fortunatissima perché siamo veramente apprezzate come persone e come insegnanti. Non è al giorno d'oggi una cosa così scontata l'essere apprezzata come insegnante. Beh, anche io mi collego e ovviamente confermo tutto quello che hanno già detto le mie colleghe. Sicuramente vedere, cioè sentirsi apprezzate dai genitori, sentirsi dire grazie per quello che stiamo facendo in questo momento è secondo me la soddisfazione più grande. Oltre al vedere il sorriso davvero dei bambini quando ci sono le videochiamate, quando dicono maestra, comunque ci manca la scuola perché la scuola manca e manca anche la quotidianità, ma credo che sia una cosa abbastanza ovvia in questo momento qui, ma sentirsi dire anche dai bambini mi manchi. E dai genitori grazie, ecco, secondo me forse è questo il regalo più grande che
che loro possano farci, secondo me. Ecco, mi ricollego a quello che hanno già detto le colleghe, effettivamente penso di sì, perché comunque ogni volta che devo mandare l'invito per la videochiamata, comunque sono già tutti pronti per partire, quindi penso che già quello dica proprio il desiderio con cui aspettano il momento dell'incontro ed è un ringraziamento reciproco, nel senso che io ho spesso ringraziato loro di avere dato a me l'opportunità di poter continuare il lavoro che stavo facendo con i loro figli e spesso da parte loro c'è proprio il ringraziamento del tempo che viene dedicato ai loro figli, che come dicevano le colleghe prima, non è solo il tempo della videochiamata, ma è proprio il tempo della preparazione del lavoro, quindi significa proprio il tempo impegnato a pensare a quello che potrebbe essere utile e necessario per i loro figli in quel momento, ecco. Sì, anch'io penso che i genitori stiano apprezzando quello che faccio e soprattutto noto che è aumentata la collaborazione con loro, sia da parte mia rispetto magari ad avere più attenzione rispetto alle loro possibilità di seguire i bambini, capire che tipo di strumenti hanno a disposizione, quindi quali attività sono più facili per loro da far eseguire i bambini, quali meno. E in generale vedo che anche i bambini comunque sono contenti, diciamo, di vedermi, in particolare una bambina ogni tanto mi dice che ha nostalgia della scuola, per cui sono soddisfatta, insomma, mi sembra che le cose stiano andando bene. Quali le vostre competenze o le esperienze didattiche su cui avete potuto basarvi per attivare lezioni online? Allora, le esperienze e le competenze sono quelle professionali che si possedevano all'inizio di questa avventura, qui poi sono andate a sommarsi la necessità di imparare, nel caso mio, tutto da capo perché non ho una cultura informatica e quasi, quasi nulla, e quindi ho aggiunto a quello che sapevo e sapevo fare delle competenze, delle abilità, delle capacità, delle competenze nuove. Poi credo, rifacendomi a quello che hanno detto le colleghe, che stia succedendo una cosa particolare e secondo me preziosissima. Si parla molto oggi nella scuola della laboratorietà, cioè fare didattica laboratoriale. Io credo che noi stiamo facendo quotidianamente dei laboratori tra noi e le famiglie che non hanno avuto nessun precedente, perché davvero si sta facendo una didattica condivisa che difficilmente sarebbe stata altrettanto condivisa con le famiglie. E quindi questa è la cosa più importante che sto imparando, oltre a usare un computer, cosa che non sapevo fare bene, e anche adesso però. E quindi credo che questo sia l'aspetto per me più arricchente in questo momento da un punto di vista delle competenze professionali. Sì, anche per me, per quanto mi riguarda, le competenze professionali sono quelle pregresse e preparo le attività basandomi su quelle che sono, cioè che ho avuto cioè la mia conoscenza nei confronti dei bambini, sia a livello didattico, sia a livello umano, tenendo in considerazione quali sono i loro punti più deboli, invece quali sono i suoi punti di forza. E per me è anche poi molto importante, per cercare di calibrare il lavoro, avere appunto anche un riscontro per capire come organizzare meglio il lavoro. Diciamo che nessuno ci ha insegnato a fare didattica online. Abbiamo sempre fatto didattica, sappiamo fare didattica, ma attivare questa nuova metodologia, fino ad ora nessuno ci ha mai parlato di questa cosa. Abbiamo un po' dovuto basarci sulle nostre forze, sulle nostre competenze, sul lavoro di squadra, perché, come abbiamo detto prima, siamo un team. E oltre ai nostri team di classe, anche noi colleghe del sostegno ci siamo confrontate, ci confrontiamo ancora tantissimo su quello che possiamo fare, su quello che stiamo facendo.
facendo con i nostri bambini. Anch'io sono partita da subito ad analizzare come già facevo didattica a scuola e a come potevo riadattarla a questa nuova metodologia. Ci siamo un po', penso di parlare un po' anche per le mie colleghe, ci siamo confrontate, abbiamo guardato su internet i vari decreti che parlavano di didattica a distanza, che spiegavano cosa fosse questa didattica a distanza, e da lì poi ognuna è riuscita a creare la propria didattica a distanza, perché secondo me non c'è una definizione vera e propria di che cos'è la didattica a distanza, perché ognuna di noi conosce i propri alunni e sa come arrivare nel migliore dei modi ai propri alunni. Ed è per questo che, secondo me, anche in un futuro non si potrà mai parlare di un'unica didattica a distanza, ma ci sono diverse sfaccettature della didattica a distanza che ogni insegnante rielabora in base alle sue competenze, in base soprattutto alle esigenze dei propri bambini. Concordo totalmente con quello che ha detto la collega, non si può parlare di un'unica didattica a distanza per quanto riguarda le materie, per quanto riguarda le insegnanti che tengono una classe intera. Figuriamoci per noi del sostegno che abbiamo bambini con richieste totalmente diverse. Quindi innanzitutto il confronto secondo me è una di quelle cose che ci ha aiutato in questo momento anche a creare una nostra didattica a distanza. Poi vabbè nel mio caso un po' riuscivo a usare il computer, un po' di fantasia, ho approfondito anche ovviamente cercando in internet come si fa a fare questo, come si fa a fare l'altro. E ovviamente sono stati d'aiuto anche i webinar che sono stati messi a nostra disposizione per l'uso del computer, per l'uso delle piattaforme come possono essere Google Meet, Classroom o altre. E niente, poi sì, mi viene da dire si vola di fantasia perché con questa didattica qui, insomma, uno deve far andare anche un po' quello che ha. Che è su cui fantastica, per poi cercare di realizzarlo, ecco. Allora, le competenze che ho messo in campo inizialmente sono state un po' quelle legate a un lavoro che facevo prima, quindi competenze anche psicoeducative, quindi in una situazione difficile, ho immaginato che poteva essere difficile ovviamente per tutti quanti, a maggior ragione per delle famiglie con bambini disabili e in un caso con una disabilità anche piuttosto grave, doppia tra l'altro. Perché due figli autistici, quindi immaginato che la situazione poteva essere piuttosto complessa, e quindi all'inizio la mia didattica a distanza è stato cercare di capire attraverso delle telefonate come potevo essere d'aiuto, e poi ho cominciato attraverso, come dicevano le colleghe, i webinar che erano stati messi a disposizione per cercare di capire se il mio computer aveva a disposizione quello che, come diceva la collega, la mia fantasia mi proponeva di poter utilizzare, e con il suggerimento anche di due figli adolescenti e preadolescenti che sanno utilizzare meglio di me il computer, sono riuscita a costruire questa didattica a distanza che, come giustamente si diceva prima, non è una sola didattica a distanza, perché noi insegnanti non siamo tutti uguali, non abbiamo tutte le stesse competenze, e poi i bambini sono tanti bambini con bisogni e necessità diversi gli uni dagli altri. E quindi sicuramente la didattica che stiamo proponendo a distanza è per ognuna di noi e per ognuno dei nostri bambini diversa. E quindi occorrono comunque le competenze didattiche che abitualmente utilizzavamo anche a scuola, e occorrono le competenze relazionali per interagire al meglio sia con gli alunni che con le loro famiglie, e occorrono in questo caso anche competenze informatiche, diciamo, per poter sfruttare al meglio ciò che la tecnologia ci offre. E nel mio caso, ad esempio, già era un interesse che avevo quello dell'informatica, ma sto scoprendo tante cose nuove anche attraverso corsi di formazione online che mi propongono proprio piattaforme educative
per poter sviluppare al meglio la didattica. E trovo che questo sia molto utile, oltre che interessante. Come state vivendo questa esperienza? Potete raccontarla in breve? È una sfida tutti i giorni, intanto reggere il peso e lo stress di una situazione pesante per tutti a livello, penso, esistenziale, oltre che professionale. Dopodiché, si tratta veramente di cogliere la possibilità di imparare un sacco di cose nuove, a partire appunto dall'utilizzo delle TIC, le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione, confrontarsi con le proprie conoscenze, competenze comunicative, relazionali e imparare anche a tenere duro in questa difficilissima condizione di clausura forzata. Eh sì, sicuramente è una situazione pesante che probabilmente mai nessuno avrebbe pensato di trovarsi. E io personalmente mi sento, tra virgolette, un po' con le mani legate perché non riesco a lavorare ovviamente come vorrei perché il rapporto diretto, sia umano che didattico, è diverso rispetto al rapporto che si può avere attraverso uno schermo o una videochiamata, però cerco di essere il più positiva possibile. Il fatto di essere apprezzata è sicuramente quello che mi dà la spinta ad andare avanti. Cerco di dare il meglio che posso, lato tra virgolette positivo che si può riscoprire da questa cosa, appunto, è il fatto di trovare nuove forme didattiche per rapportarsi con gli alunni e la vivo con la speranza che finisca il più presto possibile questa situazione, che potremmo ritrovarci ancora tutti insieme a lavorare a scuola. Allora, non possiamo sicuramente dire che è stato semplice. Siamo state invase da questa emergenza che almeno mi ha gettato nel panico all'inizio, perché ho cominciato a pensare, oddio, come faccio, cosa preparo, come propongo, come posso aiutare i miei alunni. Anche il lavoro a volte senza il materiale adeguato oppure con cui eravamo abituate ad utilizzarlo, perché non ci è permesso di andare a riprenderlo nelle nostre scuole, e quindi non è stato semplice. Ad oggi posso dire che abbiamo fatto tutte un enorme lavoro che spero venga apprezzato da tutti i genitori. In questo momento parlo anche per tutte le altre insegnanti che stanno lavorando con questa modalità di didattica e che talvolta non vengono capite e apprezzate dai genitori che sono a casa. Noi stiamo facendo un lavoro e uno sforzo forse doppio rispetto a quello che già facevamo a scuola. Personalmente mi è capitato di proporre un argomento nuovo, perché purtroppo bisogna anche continuare, non possiamo rimanere e fare semplicemente del ripasso. Ho proposto questo lavoro che ero certa che se fosse stato proposto a scuola sarebbe andato perfettamente. In realtà mi sono resa conto che con questa modalità di insegnamento non aveva nessun tipo di riscontro positivo, quindi ho dovuto ripensare, riadattare un'altra volta le modalità, e per vedere se con la nuova proposta riuscivano ad essere comprese. Per cui dico, è vero, siamo insegnanti di sostegno e forse in questo momento abbiamo la fortuna di poter avere un feedback continuo con i nostri alunni, avendo a che fare con pochi bambini, ovviamente. Però la cosa che ci caratterizza quando noi lavoriamo appunto a scuola è sicuramente il contatto, l'empatia, l'entrare in empatia con i nostri bambini. Noi qui non lo possiamo fare, questa cosa credo che ci penalizza molto rispetto anche a tutte le altre insegnanti, perché il nostro lavoro è un lavoro non solo di didattica, di educazione, ma anche appunto di emozione. E noi attraverso il computer
vedere queste emozioni facciamo veramente molta fatica a farle vedere ai nostri bambini e loro fanno molta fatica a dimostrarle a noi. Per cui non è stato semplice, adesso abbiamo penso ingranato un po' tutte, anche se ogni giorno riadattiamo, rimoduliamo, ripensiamo a quello che possiamo fare, speriamo di uscire alla svelta da questa emergenza perché anche a noi i bambini mancano, ci manca la scuola, ci manca la quotidianità e sicuramente l'insegnamento che facciamo in contatto con i nostri bambini non lo possiamo avere con questo tipo di didattica. Vero, è tutto vero quello che hanno detto le mie colleghe. Posso soltanto aggiungere che quello che noi prima capivamo a pelle, cioè riuscivamo a capire con uno sguardo se quando il bambino arrivava a scuola era la giornata giusta, era la giornata storta, era successo magari qualcosa a casa, noi adesso non lo possiamo fare. Quindi quello che stiamo facendo adesso, secondo me, è anche un lavoro nostro personale che è un continuo rimettersi in discussione su quello che ho preparato, speriamo che vada bene anche via telematica, quindi si ha ovviamente il riscontro immediato su ok, va bene oppure no, devo scremare di qua, devo scremare di là, però quello che manca è il contatto con i bambini, è il capire subito se quello che hai fatto è davvero la cosa giusta perché lo senti a pelle, oltre che il lavoro della didattica, il nostro è anche un lavoro sul bambino, quindi cerchiamo di fargli capire tutto un po' come funziona anche la vita, se proprio vogliamo dirlo. Ovviamente non siamo i loro genitori, però secondo me noi oltre alla didattica insegniamo qualcosa che va oltre. E questo è un po' quello che manca, ma ovviamente si spera nel meglio, tutte noi speriamo di tornare a scuola il prima possibile, perché questo vorrebbe dire un ritorno alla normalità in primis e poi un ritorno con i nostri bambini. Allora, sto cercando di vivere questo momento difficile, faticoso, complesso, sia a livello personale che professionale. A livello personale perché comunque è una situazione pesante, perché comunque sono mamma e ho a casa anch'io due figli, a cui devo fare capire la necessità di questa chiusura forzata. E quindi a livello personale è già faticoso quello, è faticoso comunque a livello personale gestire una situazione di chiusura forzata, ma a livello professionale, perché tra l'altro poi per me è il primo anno come insegnante di sostegno, nonostante la veneranda età, ma e quindi vissuta con questa emergenza, e quindi non solo all'inizio e ho voluto ovviamente reinventarmi proprio anche a livello didattico, ma in più è stato un reinventarmi due volte, quindi rinascere due volte come insegnante di sostegno con questa didattica a distanza. E quindi sto cercando questo momento di difficoltà di viverlo come un'opportunità, un'opportunità personale, un'opportunità professionale, perché come dicevano le colleghe, mi ha messo full immersion con uno strumento che è l'utilizzo del computer, che secondo me potrà venire utile anche dopo, non più come didattica a distanza, ma come strumento in ausilio ad alcune disabilità. Quindi mi sta dando proprio dell'opportunità in prospettiva futura di poter utilizzare il computer anche nella didattica in vicinanza. E l'opportunità proprio di entrare forse anche di più a contatto con le colleghe, nel senso che quello che dicevano prima le colleghe, questo confronto paradossalmente, scusatemi, è stato quasi più possibile adesso che siamo distanti di quanto non lo fosse prima che eravamo vicine, ma comunque sempre molto prese ognuno per le proprie attività quotidiane a scuola. E poi sicuramente sì, nonostante vedo i vantaggi di questa didattica a distanza, vedo anche quelli che possono essere invece, come dicevano le colleghe, i disagi, le disabilità di questa didattica a distanza, che sono proprio la mancanza di un contatto diretto con gli alunni che ti danno nell'immediato
il polso della situazione, un rimando immediato anche su quello che tu stai facendo, cioè se quello che stai facendo va nella direzione giusta oppure no. E poi quello che a me manca tanto è davvero il contatto fisico, con anche gli alunni, che era quello che in alcuni casi aveva proprio permesso, di far sentire i bambini vicini. Questo. Anche per me la chiusura improvvisa, diciamo, delle scuole inizialmente mi ha creato un po' di instabilità, incertezza, nel senso che appunto anche solo per il materiale lasciato a scuola, non saper bene che cosa avessero a casa i bambini, che possibilità avessero le famiglie eventualmente anche di stampare schede, così mi ha messa un po' in difficoltà. Poi però col tempo appunto ho inquadrato meglio la situazione e quindi ho trovato un po' il mio modo di organizzare il lavoro e quindi tutto sommato adesso mi sembra che le cose stiano funzionando bene. Vedo anche del positivo rispetto a, sicuramente alla relazione con i genitori e anche per esempio al fatto che loro vedano come noi a volte spieghiamo ai bambini. Ad esempio, molto utile per matematica che il genitore veda come io insegno al bambino per il fatto che poi può aiutarlo nei compiti allo stesso modo. È una di quelle discipline in cui capita spesso che magari il genitore ha in mente una modalità che aveva appreso a suoi tempi e che non, magari non corrisponde a quella che utilizza l'insegnante a scuola e questo a volte crea delle difficoltà. Quindi in realtà, ad esempio, da questo punto di vista l'ho trovato utile poter fare appunto una lezione tramite videochiamata e comunque appunto ci sono anche le possibilità per sperimentare anche nuove modalità per far esercitare i bambini. Sono sicuramente d'accordo con le mie colleghe rispetto al fatto che manca molto la sfera educativa e affettiva comunque che ne mettiamo in atto quando siamo a scuola insieme ai bambini, che sicuramente hanno bisogno anche di questo. Ok, io direi che l'hashtag è sosteniamoci. Sosteniamoci, Sosteniamoci. E sosteniamoci. soprattutto andrà tutto bene. 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 Ok. Un attimo.